श्रीकृष्णे धन्यप्रभु दया कोरोम रे श्रीकृष्णे धन्यप्रभु दया कोरोम jagat samsare to ma bina kezaya jagat samsare patita pa. Avatar Moça samo pa tita prabu na pai Premananda suki Kripa Kanakoro Ami Boro Dok Doyakoro Sita Pati Adveta Go sai, tabak ripai, pole pai, ceta ni anita.

caro Signore Mahaprabhu", ti prego si misericordioso con me perché chi altri può essere più misericordioso se non tu in questo mondo materiale tu sei disceso proprio per aiutare le anime cadute e condizionate e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta di me mio caro Signore Nityananda tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio. Ti prego, posa il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io invece sono il più infelice. O oh, marito di Sita Thakurani, Adveta Gosai, sii misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia noi possiamo ottenere siccitania, si Nityananda. Miei cari Svarupadamoda, Sanatana Gosvami, Rupa Gosvami, Ragunata Gosvami, Ragunata Bhatta Gosvami, Gopala Bhatta Gosvami, Jiva Gosvami e Lokanata Gosvami. Vi prego, siate tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me Sri Vasacharya Prabhu. Questo Narottama ambisce al, eternamente ad essere associato con Ramachandra Kaviraja. O, magjana ti mirandas ja, genandžana salakaja, tak surumili tam, genandas maj, srigura, venama, gora ve, gora čandraja, radikajate, da la je krishna, krishna bhaktaja, tad bhaktaja namunama. Namumava, da nja je krishna, prejma, prodajate, krishna je krishna, če je tanja nam negor odvizenama. नाम ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणि तय च जगति तय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबान्धुजगत्पते गोपीश गोपिककान्तरथकान्तनमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनगोरङ्गी रादे वृन्दवनेश्वरि विषभानुसृतिदेवि प्रणमामि हरिप्रिय भजामे रदाम् अरविन्दानित्रं स्मरामि रदं मधुरास्मि वदामि रदं करुणाबरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्ना कपि ओरादे राक्षमम् अरिप्रिये पामं श्रीकृष्णा प्यारिराक्षमम् उरसि स्वारि पायमम् ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया जय जय श्री चैतन्यजाय नित्यानन्द जयद्वितचान्द्र जय घोरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतान्यजाय नित्यानन्द Jayadveta Chandra, Jayagora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Si Chaitanya Jaya Anityananda. Jayadveta Chandra, Jayagora Bhakta Vrinda. Jayagora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti. Care sorelle, fratelli, cari amici e amiche, cari devote, cari devoti. Sicetania Ceritamrita Maddialila, capitolo secondo, le manifestazioni statiche di Sicetania. Non sono qualcosa di normale, eh? stiamo vedendo proprio quale profondità. Noi a volte ci immergiamo sott'acqua, io mi ricordo, al massimo sono arrivato a 10 metri e poi scoppiavano le orecchie. Ci vogliono delle attrezzature, bisogna essere molto, molto preparati per andare nelle profondità. E il Bhagavatam dice che i grandi pesci eh, sono sempre nelle profondità. Perché lì, lo, lo sapete un'altra cosa: ogni eh, ci sono proprio degli strati d'acqua nell'oceano con correnti, temperature e, e, e densità diverse e non si mescolano mai in base alla pressione, alla profondità e così ci sono diversi stati eh, di coscienza e qui il signor Cetania tocca i più profondi, eh? le profondità proprio abissali. Un tempo pensavano che non ci fosse vita e poi eh, quando qualche uno ha, ha visitato dei luoghi dove c'erano dei, dei soffioni vulcanici a profondità enormi, mi sembra 9-8 mila metri sotto il livello del mare, con una, 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 una pressione enorme. Hanno visto che intorno a questi soffioni di, di acqua calda e con, anche con elementi molto acidi c'era un brulicare di vita incredibile. Infatti il Bhagavatam dice Sarva Gata. Sarva Gata significa che eh, il, in ogni, ogni luogo è abitato. Eh? Sarva significa tutti Gata che è, è, è animato ogni luogo. La coscienza si adegua ad ogni, ad ogni circostanza. E qui al, sono al buio, pensavamo che non fosse possibile vivere senza luce, senza ossigeno, con un'acidità incredibile, con un freddo, eh? eppure c'è la vita. La vita va al di là, eh? la vita viene dalla vita, non dal, dalla materia. La vita che anima questi esseri è speciale. Però possiamo capire anche da questo come un'anima può addentrarsi nelle profondità della materia. Quindi questo è proprio il condizionamento, la caduta. Noi abbiamo la fortuna di avere una forma che è proprio nel, nel, bu, nel bu mandala, nel, nella medianità, no? è la situazione più favorevole per decidere se ritornare ad immergerci nella natura materiale o invece andare verso la luce. Perché è un equilibrio fra gioia e sofferenza. È il pianeta mediano ci sono pianeti superiori dove c'è un godimento che ti annebbia ci sono pianeti inferiori dove c'è una condizione già questi qui cioè vivere a quelle profondità al buio che coscienza ci può essere come la coscienza di un albero molto deve essere molto ristretta altrimenti la sofferenza sarebbe insopportabile capite? più le condizioni sono estreme e più la coscienza deve essere ritirata altrimenti uno impazzirebbe immaginate se noi dovessimo stare costantemente con un albero al caldo, al freddo, ignudi senza poterci muovere sempre lì eh? una locovare marigriva l'hanno sperimentato però loro erano nel, nel giardino della casa di Nanda Maharaj quindi sembrava una maledizione, ma era una benedizione. Erano consapevoli e potevano osservare tutti i divertimenti del Signore, però in una coscienza molto bassa, quindi non avevano un'interazione. Ma questo piano piano, perché un albero vive tanto, li ha purificati. In realtà, queste forme inferiori servono proprio per la purificazione. È, una, è un. È, è un meccanismo molto lento. No? Goccia dopo goccia la coscienza si rende conto, eh? perché ci sono grandi prove, grandi sofferenze. La sofferenza in realtà è un principio di purificazione, perché noi la vediamo solo in modo passivo, ma la sofferenza, io a volte vi ho fatto l'esempio della... della del ferro che viene, uh, viene messo nel, nella brace ardente è la temperatura e, 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 e poi all'improvviso quando è rovente eh, viene immerso nell'olio gelido freddo e lì è, possiamo dire è una soff la sofferenza del ferro ma il ferro diventa molto più di qualità Acquisisse delle qualità che prima non aveva. Purtroppo, alcuni non ancora pronti o con un ego molto grande aumentano la loro battaglia con il Signore. Proprio in questi giorni ne parlavamo. Eh, vi ricordate Gopal Chapala, Mbrigari, tanti altri? a Jamila, invece loro decidono di andare verso la luce, invece altri si arrabbiano ancora di più, Signore ci costringe a stare qui nella sofferenza, e quello è quello l'ego, no? quindi eh, la fortuna, eh? la fortuna è... io in questi anni non ho mai trovato una, una formula per la fortuna. Sembra incondizionata, per esempio quella prostituta che vede passare un grande saggio, prende un bicchiere d'acqua dalla brocca e gliela offre, lui nemmeno la, la, sembra che la consideri, ma la benedice. Perché ha avuto questa fortuna? allora lì bisogna andare indietro e sono delle piccole sucriti che si accumulano piccoli gesti d'amore piccoli gesti di, che i, vengono è una tecnologia molto perfetta come nel computer lo, lo sapete che c'è il registro delle attività forse non tutti lo sanno che ogni attività, ogni movimento del mouse ogni cosa deve essere registrato altrimenti non sarebbe un computer computa ogni più piccolo movimento e viene registrato. Se si muove qua succede questo, se si muove là. No? Quindi la tecnologia divina è molto superiore. Non, è, non si muove foglia che Dio non voglia. Tutto viene registrato. Se noi pensiamo che, che dobbiamo fare i bravi solo al Tempio, in chiesa, eh, abbiamo già fallito. E che il Signore veda solo quando siamo, non so, davanti al maestro spirituale o ai devoti avanzati, no? Allora lì facciamo i bravi, perché speriamo di ottenere la fortuna. Non funziona così. In realtà la vera fortuna è amare quando non si è amati, quando ci sono tutte le ragioni per essere arrabbiati. Quello è un momento in cui c'è un credito enorme. Ed ecco perché alcune persone poi sembrano raccogliere una fortuna immeritata. Perché sono riusciti a fare questo. Perché al, alla, alla fine di tutto, noi siamo individui. Siamo, abbiamo una personalità. Io ho sempre letto. Dire dagli acciai in un modo o nell'altro. E non c'è una ragione. Non c'è una ragione. Siamo persone. In un modo o nell'altro c'è questa scelta. Quindi se noi ne siamo consapevoli, dobbiamo essere attenti. Io mi ricordo spessissimo Bhaktivai Bhava Purimaraj Goswami ci diceva, state attenti a ogni parola che dite. State attenti a ogni sguardo a ogni cosa che udite, a ogni cosa che toccate, che fate, perché questo vi porterà alla grazia di Dio. Se invece non lo fate, non controllate questo, sarete distrutti. No? Per amore, non per guadagno. No? Quindi è una scienza molto profonda. Eh. Noi restiamo meravigliati dalle, dalle capacità di uno smartphone, di un computer, ma qui si parla di una tecnologia molto più avanzata. Eh? Ogni nostro atteggiamento, ogni nostro pensiero viene registrato e ci Chitragupta ci Chitra è lo scrivano di, di Ayamaraj e eh, Ci sono storie incredibili su Citragupta. Citragupta segna ogni cosa. Eh? Quando, quando Ajamila va, Citragupta ha tutto scritto, ogni sguardo di, di, di Ajamila era, era, era registrato. Noi gli mettiamo, cioè le scritture lo mettono così in un modo che tutti possano comprendere, ma è una tecnologia. Dentro un computer non c'è un omino, è una tecnologia no? di energie divine che viene utilizzata per, quindi può essere utilizzata per il divino, per il materiale. No? Questa è la coscienza di Krishna. Essere coscienti di Krishna, alcuni pensano che bisogna essere solo in certi luoghi con certe persone. Sono i più sfortunati. Chi è cosciente di Krishna, cioè chi si, seriamente cerca la coscienza di Krishna, sa che il suo amato Signore è presente in ogni luogo e lo rendi felice se tu sei cosciente di Lui costantemente. Altrimenti è una sopraffazione, è un, un ignorare l'amato. Cioè da una parte lo accarezzi e dall'altra gli dai dei calci in testa. Questo è, 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 è ciò che fanno la maggioranza delle persone. Non capiscono. No? Ma noi grazie a queste scritture, grazie ai nostri santi possiamo capire. Allora abbiamo letto. anche se non posso contemplare il volto di luna di Krishna che suona il flauto non ho alcuna speranza di e non ho alcuna speranza di incontrarlo continuo ad avere cura del mio corpo questa è lussuria in questo modo continuo la mia vita da mosca quello che abbiamo appena detto noi pensiamo che adoriamo il Signore quando siamo davanti alla divinità, davanti al maestro spirituale. Oh, qui sì, c'è il Signore. Invece, non so, nel, nel, nel casino dove giocano d'azzardo, lì non c'è il Signore. Se vado dentro lì, non, non raccolgo niente. Se vado lì, c'è solo il diavolo, il male. E questo è il guaio. Questo è il guaio. Gesù va a trovare Matteo, che era un pubblicano, era malvoluto da tutti, che viveva con prostitute e altri. E che cosa fa? Trasforma tutto in, 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 nel, nel, per loro il paradiso, in Vrindava. Questa è la coscienza di Krishna. Noi non abbiamo il potere di Gesù, ma almeno nel cuore, avere compassione, misericordia. Se giudichiamo, saremo giudicati. Eh? Ah, sti, male, sti maledetti, guarda, stanno distruggendo il mondo. Saremo giudicati allo stesso modo. Allora qual è la cosa da fare? Prendersi cura di, 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 di Krishna. Perché se annaffi la radice... Dai speranza a tutto. Invece combattere il male, sei parte del male. Arjuna dice, io non combatto il male. Allora nel commento Prabhupada lo elogia molto, dice, vedete la misericordia, ma dopo gli dice, è uno sciocco, perché? Perché è superiore invece a quello che poi farà combattere il male ma su istruzione del Signore. Allora lì non è più combattere il male, ma è trasformare il male eh? perché tutti saranno liberati, tutti, tutti verranno liberati. Oh, quindi è una conoscenza molto profonda. Se noi restiamo sempre solo in superficie e continuiamo a distinguere il bene e il male, questo e quell'altro, essere sempre noi protagonisti e non se ne viene fuori. Bisogna comprendere che tutto si muove per volere del Signore. Il nostro dovere è servirlo. No? E si serve solo con un'attitudine favorevole. Aniyabilasita sunyam gam karma di anaveta, anuklyena krishna nusilanam, anuklyena anusilanam. Un continuo e favorevole, una continua e favorevole tensione d'amore e di servizio verso il Signore. Quello è l'unico modo per servirlo. Ovunque, non solo in un luogo. Le chiese, le moschee vengono fatte per coloro che non ce la fanno a fare questo, quindi hanno bisogno di vedere che lì c'è e pensare che loro sono meglio perché gli altri sono fuori invece loro sono dentro allora piano piano si purifica qui c'è tania tutto quello che fa non lo fa dentro un tempio non è dentro un tempio è il suo cuore che è un tempio e noi non riflettiamo mai su queste cose purtroppo no? e così perdiamo l'essenza delle cose Il prossimo verso, leggiamo la traduzione di questo. Sira Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur spiega questo proposito che l'amato Signore Supremo è il supremo rifugio. Il Signore è il soggetto supremo e i devoti sono l'oggetto. Il riunirsi del soggetto e dell'oggetto è detto alambana. L'oggetto ascolta, il soggetto suona il flauto. Il fatto che l'oggetto non possa vedere il volto di Luna di Krishna e non abbia un profondo desiderio di vederlo è segno di mancanza di alambana. Immaginare esternamente una simile situazione non fa che assecondare i desideri di lussuria e la vita perde il suo significato. Immaginare esternamente una simile situazione. Qui ve l'ho detto, noi qui siamo all'università, vengono dette delle cose che solitamente non vengono dette e bisogna cercare di capire, però ce l'hanno offerte per visualizzare la vetta. Una simile situazione non fa che assecondare i desideri di lussuria. Quindi chi contempla esternamente questi divertimenti, in realtà invece di purificarsi, può anche riempirsi di lussuria, perché non ha la consapevolezza per comprenderlo. E allora vuole invitare Dio. No, questo è il saggismo. È per quello che quando Cetania dice a Nityananda vai in Bengale, predica le glorie di Krishna, dice no, no, predicherò le tue glorie, perché tu sei venuto come un devoto. Se invece io predico le glorie di Krishna, quella popolazione, quelle persone che sono molto molto immerse nel, nella ricerca di piacere, loro si identificheranno con Krishna e vorranno seguire le sue orme e fare giocare con le gopi, senza essere pronti. Krishna preme Sunimala, yena Sudda Ganga Jala, Sei Prema, Amritera Sindhu. Nirmala se anurage na lukhaya anyadage, sukla vastre iace ma mashi bindu. L'amore per Krishna è molto puro, è il più puro dei puri. Proprio come le acque del Gange, questo amore è un oceano di nettere. Il puro attaccamento per Krishna non nasconde alcuna macchia che spiccherebbe subito come una macchia d'incosto su un bianco tessuto. Che cosa ci sta dicendo? Fino a quando hai una macchietta non puoi partecipare, perché si noterebbe solo la macchia. No? Quando Se uno non è puro, entra in una, in una atmosfera completamente pura, si noterà solo... La macchia spiegazione: il puro amore per Krishna è proprio come un grande lenzuolo bianco. L'assenza di attaccamento è paragonata a una macchia nera su quella stoffa bianca. Come la macchia nera diventa subito visibile, così l'assenza di amore per Dio è subito visibile a livello del puro amore per Dio. <coughs> Suddha preme su sindhu Pai tare ka bindu se bindu jagat dubaya, ka hibara yogyanaya tatapi bule kaya, kai leva keba patiaya, patiyaya. Il puro amore per Krishna è come un oceano di felicità. Se qualcuno ne riceve una goccia, il mondo intero potrebbe annegare in quella goccia. Non è conveniente esprimere un tale amore per Dio. Eppure un pazzo deve parlare. Tuttavia, anche se parla, nessuno gli crede. Capite? Cetania dice "Io ne parlo, ma mi prendete per pazzo". Perché non riuscite a comprendere? Ed è per quello che lui aveva solo vicino questi due devoti. E anche con loro gli diceva così, no? per fare comprendere a noi. Il puro amore per Krishna è come un oceano di felicità. L'oceano dà il senso di illimitato. Eh? Quante gocce nell'oceano ci sono? È illimitato. Cioè dà il senso dell'infinito. Se qualcuno ne riceve una goccia, quindi anche solo una piccola goccia di questo illimitato oceano, il mondo intero potrebbe annegare in questa goccia. Ma non è conveniente esprimere un tale amore per Dio. Perché? Anche se un pazzo, perché non è conveniente, ne parla, nessuno gli crede. Quindi cosa ci dice Caitania? Chaitania sta espandendo questa goccia, ma lo scambiano per pazzi, nessuno riesce a comprendere. Quindi, anche se questo oceano viene, viene propagato, anche una goccia, basterebbe una goccia, no? Ma non, non viene accettato. Eh? Dice, um, come quel verso, Krishna Varnat Visa Krishna, Sango Pangasta Pasadai, Yagyai Sankirtana Prayai, Yajanti Isumedasa. In questa era lo Yaja del Sankirtan è supremo. Ma solo su Medasa, coloro che hanno questa fortuna, su Meda. Su Meda significa che hanno un, un grande, per modo di dire, un grande, eh, non cervello, una, una grande devozione, che hanno il cuore puro, lo comprendono. Gli altri pensano che è una stupidaggine ma guardate questi qui stanno lì a cantare alle Krishna a suonare non capiscono perché loro pensano che ci, ci sia bisogno di una tecnologia e di, una, e di un potere, non so l'esercito americano, non so di qualche altro capite le, le strutture industriali di un grande paese quello sì Ma l'amore per Dio non è raggiunto da nessuno di questi da nessun nobel, da nessun erudito, niente. Eh, L'ho citato prima il verso. Agnabilasita sunya. Agnabilas. Devi lasciare sunya, tutto ciò che è sfavorevole. Agnabilasita sunya. Dhyana karma di anavritti. Lascia ghiana, karma e tutte le altre pratiche anavritti. Vritti significa seguire, e anavritti non seguire. Anukuliena Krishna nusilanam. Invece, costantemente compi ciò che è favorevole, che piace al Signore. Anukuliena Krishna nusilanam. Bhakti uttama. Questa è la Bhakti Suprema. Ma tutti in questo mondo pensano che Dio possa essere soddisfatto se io gli costruisco un tempio meraviglioso con una tecnologia incredibile. Cioè tutti, molti. È vero che questo serve a un certo livello, ma non, non sarà l'origine della bacti. Non è garantito che nessuno possa acquisire la bhakti dovuto a quella costruzione. Perché non è il principio della bhakti. Il principio della bhakti è kuliena Krishna, Nusilana. Agire costantemente in modo per il piacere del Signore. E chiaramente devi essere sempre cosciente di Lui, la coscienza di Krishna, pensare sempre a Lui. Allora il, un tempio sarà un mezzo che aiuterà a fare questo. Ma alla fine deve essere, sarà solo la tua decisione, altrimenti lo scambi per pazzo e ti attaccherai o alle cerimonie, o alla conoscenza, o a questo. Ma lì dice, eh, lascia per Ghiana Karma di Anavritti. è favorevole cioè ti aiuta ma alla fine salva d'arma devi abbandonare tutto Mame Kam lascia tutto solo a me Mame Kam Saranà nel mio sentimento di Vraja con la purezza di Vraja questo è ciò che, crea, che genera la Bhakti cioè che ci fa ritrovare la Bhakti tuttavia anche se parla nessuno gli crede perché lo scambiano per un pazzo. E tamata dine dine, svarupa ramananda sane, nija bava karena vidita, baia vis, visha jvala haya, bitare ananda maya, krishna premara adbuta charita. In questo modo, giorno dopo giorno, Caitania delirava nell'estasi ed esebiva le sue estasi davanti a Svarub Damlar e Ramanandarai. Esternamente appariva in preda a un grande dolore, come se soffrisse degli effetti di un veleno, ma internamente stava sperimentando una felicità illimitata. Questa è la caratteristica dell'amore trascendentale per Cristo. Incomprensibile perché noi abbiamo letto pagine e pagine di sofferenza, di lamento. Esternamente appariva in preda un grande dolore. Viene scambiato per pazzo nessuno lo comprende. Qui c'era solo, solo Prabhupada, era Manandaroi che lo comprendeva. La maggioranza... Anche di noi spiritualisti lavorano per il piacere, per lo stare bene, per lo stare bene, perché siamo ancora in superficie, ma quando si va in profondità non c'è più differenza, no? si entra in questo, in questo oceano, quindi ci basterebbe una sola goccia. È per quello che viene detto manusia nam saas eh? Fra tanti manusia esseri umani saas resum, solo pochi decidono di avviarsi. E fra quelli che si avviano, uno solo forse riesce ad andare fino in fondo. E fra di questi pochi che arrivano fino in fondo, c'è quattro volte, alla fine c'è uno che mi conosce veramente così come sono. Allora uno dice, ma che possibilità abbiamo? L'eternità è molto lunga. Ma in questa era Sicetani è venuto di persona con Nityananda e ha dato una, dice, una promozione. Sankirtana Sumedasa. Se noi ci impegniamo con purezza, purezza l'abbiamo spiegato cosa significa, con la giusta intenzione. Nel canto del santo nome non è solo una questione di pronuncia, di, ma con la giusta intenzione, cercando di evitare le, fese, le offese sakale samanna corite sakati deonata jata jata tabeto gaibo arinama parada aparada abeata dice Bhaktivinoda nella canzone Gurude. aiutami a rispettare in modo adeguato tutti in questo mondo così arinama sukhe aparada abeata io potrò gustare l'arinama e tutte le offese svaniranno ma perché mette, aiutami, perché se non c'è questo rimane la macchia. Noi non, do, non dobbiamo pensare che eh, la devozione è, è, è solo verso Dio, inteso come l'idea che noi abbiamo della sua personalità. Perché lui ama tutti in, in, profondamente. Tutti, perché tutti sono parti di loro, tutti profondamente. Allora abbiamo l'esempio dei Gosvami Dira, Dira, Giana Prio, Mirmazza, Rapugito. Loro non erano invidiosi di nessuno, cioè non giudicavano nessuno e per questo erano cari a tutti e soprattutto a Sicetano. Non si può imitare, ma noi dobbiamo avere la visione vedere la vetta. E così capiamo quando stiamo agendo in modo che ci allontani invece di avvicinarci. E allora, Signore, sono il più caduto, però ho il desiderio di migliorarmi, ho capito. Qual è la, la strada? Eh? Anya bilasita sunya. Scusate, Anukuliena Krishna Nusirana avere questo costante flusso d'amore verso di te, ma adesso sono così caduto. Però quello è il mio logiam, è il mio desiderio. Ma quella è la sincerità. E se uno è fisso in questo, nonostante qualunque cosa capiti, il Signore prima o poi, quando lo desidera, te la offrirà. No? Questo è il tesoro più grande per noi e anche da, 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 da distribuire agli altri. Non è una, una pratica di cerimoniali, di mantra di altre cose. Questi sono solo di supporto a questo intenso desiderio. Leggiamo l'ultimo verso. Ei prema asvadana tapta ishu charvana mukha jvale na yaya thyajana. Sei prema mane, tara vicrame sei giane vi samrete e catra milana Chi assaggia questo amore per Dio potrebbe paragonarlo a una canna da zucchero estremamente calda Quando si mastica una canna da zucchero bollente la bocca brucia eppure non si riesce ad abbandonarla Così chi prova una quantità anche minima di amore per Dio può percepirne i potenti effetti. Tale amore può essere paragonato soltanto al veleno e al nettere mescolati insieme. Sul principio che abbiamo spiegato in questi giorni, che solo se c'è un, un, un cammino tortuoso, come fa il serpente ad avanzare? L'avete mai visto? Non ha gambe. Come fa ad avanzare? Come fanno le onde del mare a venire verso la riva? Quello è il tortuoso, capite? Destra, sinistra. No? Quella compressione lì fa procedere. Allora il veleno e il nettare, ci ha dato l'esempio della canna da zucchero, e solitamente i devoti conoscono quello del chatni, è uguale, è tanto piccante che non lo puoi mangiare, ma tanto dolce che non ne puoi fare a meno. La canna da zucchero è così bollente eh? perché viene, viene estratto il, il, il succo che viene poi, eh, eh, si, diventa melassa, no? poi dopo la melassa si lascia raffreddare, cristallizza, viene schiacciata in granelli e diventa zucchero. Allora quando fanno questo procedimento, che qui da noi di solito non abbiamo la canna, ma si fa con le barbabietole da zucchero, si fa lo stesso procedimento. Se, avete mai, se siete mai passati vicino a uno zuccherificio di barbabietole, vedete i cammini che buttano fuori una quantità enorme di, di, di calore, di fumo che si sente, no? proprio lo zucchero. Io ci andavo da bambino con i miei zii che portavano le barbabietole. Perché la barbabietola, come la canna da zucchero, viene fatta bollire a altissima temperatura e, il e esce tutto lo zucchero. Allora, se prendete una canna da zucchero in quel momento, è così bollente che, insomma, volete allontanarla, ma è così dolce che provate a succhiarla. Avete mai provato una volta con una tisana, no? È così bollente. Allora, piccolissimi sorsi però continuate e questo è l'amore per Dio l'amore per Dio non può essere bevuto ad un fiato e dire io ho bevuto l'amore per Dio perché non è così l'amore per Dio passa dall'incontro alla separazione costantemente ce l'hai non ce l'hai non ce l'hai ce l'hai che cosa resta? Questo piacere illimitato, trascendentale, perché questo ti porta a desiderarlo più di ogni altra cosa. Se tu, se tu lo perdessi costantemente, e eh, questi sono i pianeti infernali, se tu ce l'hai costantemente ne perdi il, il piacere. Perché? Perché in noi non c'è il potere della, della creazione cioè di creare qualcosa di nuovo, allora il Signore si offre in questa maniera, no? È per la nostra grande fortuna. Eh? I santi si struggono d'amore per Dio, ma com'è possibile? Ma allora si struggono o sono, o sono felici? Si struggono nell'estasi suprema. Eh? Quindi anche nella nostra pratica devozionale deve essere così. E ve l'ho detto qual è il modo di sentirsi più bassi, più, i più in, quasi squalificati, ma il desiderio più grande di ottenere. Quello è, 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 è la cintia beda bedatata, sono presenti entrambi. Ti senti il più piccolo, ma vuoi raggiungere la vetta più alta. No? E questi due eh, opposti ti fanno procedere. Sì, Ciccitania ce l'ha dimostrato qui, l'abbiamo appena letto. Ma quale amore per Dio? Voi dite che amore per Dio? Sono qui vivo che mangio che respiro, sono, sono un lussurioso. Dice: Sono un lussurioso. Pur non vedendo Cristo, pur non sentendo il suo flauto, io vivo, quindi sono un lussurioso. Sto cercando di godere di me stesso. Questa è la lussuria. Lui si pone così, ma allo stesso tempo assaggia l'amore per Dio e desidera assaggiarne sempre di più. Questa è la, ten la, è la tensione d'amore. Questo è il servizio devozionale. Tutto il resto è un mezzo per ottenere questo, non è il fine. Non è che noi se diventiamo perfetti Sanyasi, perfetti Brahmana, perfetto quello che volete, puggiari e questo abbiamo ottenuto la perfezione. No. Lo dice Cetania stesso, chi va Bipra, va Nam Sanyasi, Nam, eh, non sono... Copi Bertur, Pada Dasa, 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 Ecco la fortuna. Chi ha la fortuna di comprendere per quale ragione. Eh, oh, so, mi sono bagnato. Beh, sì, anche queste cose. Ma è un insieme di tutte queste cose. Non possiamo focalizzarlo perché altrimenti creiamo un... Un feticcio d'adorazione, ma pensiamo che è solo quello, e trascuriamo il resto, non si può trascurare il resto. Dov'è di più Krishna? Dov'è di meno Krishna? A, a Druva Mara gli dicono che è nella foresta, ma nella foresta ci sono solo alberi, ci sono solo animali. Eppure lui va e lo trova lì. Perché non gli hanno detto che è nel Tempio, nel Tabernacolo? Lui lo trova lì. Dio è ovunque. Però, come vi ho detto prima, le persone semplici come noi sono più facilitate a trovarle in un luogo dove tutto è dipinto dei suoi divertimenti, dove tutti cantano il suo nome. Ma non pensiamo che sia solo lì, perché altrimenti mh, avremo una, una visione limitata. Ovunque tu sei, l'hai vrindava. Quindi piano piano noi dobbiamo continuare. La cosa più importante, ve l'ho detto, in un modo o nell'altro siamo capitati qui, che è solo l'inizio, questa è una sintesi della Madialila, del, di tutti i passaggi della Cetania Ceritamese, come abbiamo letto. Però ci dà questa visione della vetta, no? è come quando leggiamo il sommario di, di un'opera, no? cioè ci dà un'idea, ci dà un'idea così e ci vuole dare un'idea di che cos'è l'amore per Dio, come con il più grande amante che è Cetaneo Amalfaro, questa è la realtà. Non è che lui. Si, si nascondeva dentro la sua casa con gli, e, 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 e diceva io sono Dio, io ho capito tutto, io qui e là, noi qua. No, abbiamo letto cosa dice, cosa vive. Noi dobbiamo seguire queste orme, sentirci i più bisognosi, eh? ma, ma desiderare... Di essere i primi a servirlo. L'entusiasmo, no? come ha sempre costantemente Simati Radharani. E questa è la formula, è, è, è come il serpente che avanza, è in questo modo: su e giù, su e giù, tortuoso. Bene, meditiamo su queste cose. In modo positivo, semplice, non pensiamo mai di aver capito meglio degli altri perché non è questione di altri o di noi. Noi dobbiamo cogliere. È uno scambio d'amore fra noi e il Signore. Noi dobbiamo coglierlo. Non è questione di capire di più. Noi dobbiamo comprendere che casomai ciò che comprendiamo noi, la sfumatura, non è la stessa che comprenderà l'altro che abbiamo anche di fianco, proprio vicino vicino. Perché siamo persone. E allora qual è il cosa, la cosa migliore? Condividerli in modo amorevole. Ramachandra Sanghe Maga, Narottamodas. Allora lui si chiama Narottama, lui si chiama Ramachandra Kaviraj. Sono due persone di vere, differenti, ma insieme ci aiutano ad avere ancora di più ardor d'amore. Quindi i nostri vicini non sono più o meno, no? ma sono persone che hanno una visione unica. E ci possono aiutare a stimolare il nostro amore. Quella è la vera associazione con i devoti. Non sono un, 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 un come si dice, eh, eh, cioè uno se, ma, qualcosa di cui approfittarsene, è come, come avere le ruote di un non, non sono un mezzo, sono persone. Aiutami a rispettare in modo adeguato, dice Bhaktivinoda, tutti gli esseri viventi. In questo modo io potrò gustare il Santo Nome e tutte le mie offese cesseranno. Dai, buona giornata a tutti. A domani per continuare questa, questa meraviglia della Sicetania Ceritana. Rade, Radio, Aratrice.